Buongiorno, siamo con la professoressa Roberta Siliquini, presidente della Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica. Salve, grazie per essere nostra ospite. Buongiorno, grazie a voi. Professoressa, oggi si celebra la quarta giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di coronavirus istituita nel 2021. Ecco, in questa occasione vorremmo fare con lei un bilancio di questi difficili anni di pandemia con una prospettiva anche al futuro. Possiamo dire che la pandemia, nella sua tragicità, ha restituito centralità anche alla tutela della salute. Ma qual è lo scenario per il 2024? Beh, intanto il bilancio è ovviamente di questi anni passati, 4 anni passati, è molto triste. Contiamo circa 6 milioni e mezzo di morti in tutto il mondo, più di 185 mila morti in Italia, con un impatto che ben sappiamo è stato importantissimo non solo dal punto di vista sanitario, ma anche sociale, economico e psicologico. Quindi è un impatto, un bilancio che ovviamente è un bilancio negativo. Noi abbiamo affrontato questa pandemia, probabilmente non pronti, certamente non ce l'aspettavamo, non avevamo strumenti a disposizione, abbiamo avuto i vaccini dopo breve tempo, ma questo tempo, seppur breve, è stato purtroppo molto lungo. E nel momento in cui sono arrivati i vaccini, certamente è cambiato tutto, abbiamo avuto più strumenti a nostra disposizione. Ma molti strumenti potevamo averli anche prima. Noi abbiamo affrontato queste prime fasi epidemiche senza i dispositivi di protezione individuale, i medici, gli ospedali non avevano sufficienti camici, mascherine, presi di monouso. E quindi è estremamente importante questo, se mi chiedo una previsione per il 2024, affrontare la patologia, ecco, esattamente per come è adesso, quindi una patologia endemica che bisogna tenere sotto controllo, che non ci allarma più perché abbiamo gli strumenti corretti per affrontarle, quindi abbiamo i vaccini. Quindi prima indicazione per il 2024, i soggetti fragili, coloro che sono vicini a soggetti fragili e tutti coloro che lo desiderano, perché magari la patologia per sé non provoca grandi effetti dal punto di vista sanitario, ma sicuramente grandi effetti dal punto di vista sociale ed economico, devono vaccinarsi. L'altra indicazione forte è quella che tutte le regioni, non appena sarà approvato definitivamente il piano pandemico, si attrezzino per metterlo in atto. Un piano non serve a tenerlo nel cassetto e a tirarlo fuori in caso di epidemia, ma a valutare costantemente che tutte le indicazioni che sono contenute nel piano siano tenute in considerazione per essere prontissimi qualora ci capitasse di nuovo, malauguratamente, un'epidemia. Ecco, e proprio sul fronte della gestione del paziente fragile, come lei anticipava, in che modo poi per i medici bisogna migliorare l'approccio? Beh, certamente la pandemia ha cambiato qualcosa. Abbiamo visto che il paziente fragile è fragile davvero. Insomma, il paziente anziano, il paziente malato, in caso di patologie infettive, è un paziente ad altissimo maggior rischio. Quindi l'approccio deve essere un approccio osservazione costante e continua di eventuali sintomi, ma soprattutto un approccio preventivo per quanto riguarda le patologie infettive. Noi come Società Italiana di Igiene stiamo lavorando molto con tutte le altre società scientifiche, soprattutto di clinici, per far sì che il concetto della prevenzione vaccinale possa rientrare nei percorsi di cura, quindi come parte del percorso diagnostico terapeutico assistenziale di tutte le altre patologie, quindi non solo patologie polmonari, cardiache, ma anche oncologiche, insomma, o diabete, patologie endocrinologiche, tutte quelle patologie che possono essere aggravate fortemente da una patologia infettiva e che aggravano loro stessi poi gli esiti di una patologia infettiva. La ringrazio, chiarissima professoressa, e le auguro a loro una buona giornata. Grazie. Grazie a lei, buona giornata a tutti.